Faceva il palo nella banda dell'ortica, faceva il palo perché le nozze meste. Ci sono stati pugni, grida, spari, botte. Gli hanno mandati via che era già quasi mezzodì. Lui sempre fisso a scrutare nella notte, perché ci vedeva la notte lo stesso uguale a te. E lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà un euro, poi va via. Lui circospetto mette in tasca, mette via, ma poi per botta perché adesso è un po' arrabbiato. Ed è arrabbiato con la banda dell'ortica, perché lui dice non si fa così a rubare. È stata una persona molto importante perché è stato un maestro e un amico. Ed è difficile essere amici e maestri nello stesso tempo. Ma io credo sia un momento bello per la città, che si accorge che esiste questo luogo. Non bisogna entrare qua dentro dicendo Dio chissà cosa c'è in Viale Ortles, c'è un pezzo di Milano ed è sbagliato far finta che posti di questo tipo non esistano o non esista il bisogno di luoghi di questo genere. E poi è un modo per omaggiare e ringraziare Enzo Iannacci, che ha raccontato in maniera lieve, dolce e anche molto potente però la vita di chi sta al margine. Il cinismo del milanese è che quando lo becchi in metropolitana, e l'ho beccato uno, sulla 2, quando arriva l'annuncio, il treno proveniente da Cologno causa suicidio, non è in arrivo. La circolazione è bloccata, servizio sostitutivo di autobus. A fianco c'era uno, perché lo trovi ancora un milanese, ogni tanto. A fianco uno fa, uff, vada via al cuba. Con tutti i lini che han fa e se massa sempre sulla mia che schi. Come se fosse uno che muore, ritorna su e si ributta sempre sulla sua linea. L'altra cosa bella è che in una fila che ho fatto lì per farla, mi veniva in mente Enzo proprio perché quel cinismo buono ti porta a volte anche a vedere delle cose che non vorresti vedere. Nel fare la coda per prendere la multa arriva un signore con una gamba anchilosata con le stampelle, fa per passare davanti una signora della Milano strabene davanti, fa mi scusi c'è la fila e l'altro gli ha guardato e fa scusi non vede e ho capì che il ganò una gamba ma un po' d'educazione. Tornavi a casa la sera e la mia mamma la menetava il naso, tutto spur de sangue, perché la legge l'era de dai via, ma l'era anche quella de ciapai. Pensarci bene, chissà che fine han fa, che mi compagno valore de sciupa al mondo, ma poi la vita fa qualche lavoro, chi va, chi resta, e chi invece muore. E a forza di andare a concerti ho cominciato a conoscere prima un tecnico, poi un musicista, poi là, insomma sono riuscito ad arrivare a conoscerlo e tutti i giorni poi che andavo a vedere i concerti entravo nei camerini, gli rompevo le scatole, gli portavo le canzoni eccetera eccetera, talmente tanto che quando ci siamo visti a Sanremo, quando io andai la prima volta a Sanremo, mi disse oh finalmente, non ne potevo più, hai rotto i maroni da una vita, finalmente ce l'hai fatta. E lì ero il rompicoglione, adesso si dice stalker, no, ho capito che ero uno stalker, meno male che l'ho imparato tardi, se no mi faceva arrestare. Tant'è vero che poi ci siamo rivisti in trasmissione con Chiambretti per un periodo, quando mi ha visto lui non voleva più fare la trasmissione, quando ha visto me voleva, poi siamo diventati amici e abbiamo cominciato anche a collaborare assieme e devo dire che per me tuttora è il più grande, il grande maestro, perché fondamentalmente mi ha insegnato che essere dei saltimbanchi lo si deve sempre essere per prendersi in giro, ma con gli altri bisogna essere persone serie, tant'è vero che lui ha sempre scritto canzoni molto divertenti, ma anche molto molto impegnate. E non è un caso che oggi siamo qua. No, le mani nello swing, questo me l'ha insegnato Enzo Iannacci, si fanno rilevare. Oh, dai, questo è il swing. Si potrebbe poi sperare in un mondo migliore. Vengo anch'io. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol colonia ma senza lavoro. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io. Ma perché? Vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io. Bisogna avere orecchio sul mare.
Ha detto che un pezzo chi è? Un prete buddista si è bruciato in sto pezzo. Secco sparso di benzina nella piazza principale. E poi è che cosa è successo? Niente, si è dato fuoco da sé. Perché vuole la libertà. La libertà di che brucia per le gambe. I super internazionali saranno per due vinci. Mi ha detto che in Flandra, dov'è? Nel Belgio, è saltata per aria la miniera del carbon. Sono finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal grisù. Che cosa è successo? Niente, più di 60 più. Sono finiti all'aldilà, a finite tripula, tripula per pure campa. Interessa a me quella mia libertà, la libertà che brucia per pure campa, che campa per tripula, tripula e per cantà. Mi sgonfia, mi stracciami, e dopo stringimi, dammi le pressa dei tendini, oh yeah, prendimi con le tue labbra, fracassami, tu rido, sfodera scuse plausibili. Vabbè, ti dirò, insomma. E adesso girati. Faccia il bisogno del passero, all'urido, soffiati il naso col pettine, oh yeah. Everest, sei la mia vetta incredibile. Che mentre ti guardi le mie rughe, io e te, che mangi le mie acciughe, sei sempre lì a parlare dell'età, ma è necessario poi provare il mio poi. Variare uno vario come me, che bella quella canzone che parla della pioggia della Francia e non fa confusione. Io sarò pronto di a parlare.
la miniatura. 3, 2, ma no, ma ci sono io. Ma stai, datemi il via voi. 3, 2, 1, via! La casa d'accoglienza Enzo Iannacci. Però, a parte gli scherzi, credo che ci sia una grande paura, io la nutro ogni tanto, quella di diventare poveri, ma garsene di andare avanti in questa situazione di suo disagio. Allora è giusto che qualcuno possa magari fargli una carezza, o comunque aiutarlo, essergli magari vicino. Ecco perché credo che questa piccola manifestazione che hanno organizzato con così tanta gioia Memoranda, gli amici di famiglia, gli assessorati, il comune, insomma, sia una cosa importante, perché magari farà poco, però quel poco che serve è sempre più importante del niente. E quindi io sono felice che il nome del papà possa essere accomunato ad un atteggiamento così nobile, perché era un po' il suo modo di vedere la vita, il suo modo di essere, oltre il fatto che potesse essere geniale, un po' matto, simpatico, irriverente, era anche un grande medico, e i medici aiutano le persone. Grazie a tutti, e aiutiamoci. Sono un po' sconciato di... Purtroppo in questi momenti, quando non sto tanto bene, mi manca ancora di più Enzo, perché essendo stato il mio medico e quindi mi curava anche. Vi racconto solo un aneddoto. Una volta facevamo la tappezzeria, che era una commedia, siamo al Derby a Milano, con Giorgio Porcaro, Faletti, Mauro Di Francesco, Francesco Salvi, insomma tanti amici, Boldi e vari. E stavo come adesso, un po' malaticcio, e dovevamo fare la serata, e era sabato, il derby era pieno, era molto, insomma, ci dispiaceva non lavorare. Allora lui è andato con il mio amico Ugo Conto a fare la spesa alla Bracco, che è una... col sacchetto di cielo fanno. Solo che hanno fatto un giro strano, hanno comprato un po' di roba lì alla farmacia, e lui rideva molto, me l'ha raccontato Ugo dopo, mentre ordinava i medicinali rideva, che non avrebbe fatto piacere a quello che avrebbe dovuto subire, però io ero a casa tutto sudato, non capivo. Poi sono passati anche da un bar, è venuto a casa, ha preso una siringa che era lunga così, quelle belle grosse, quelle che farebbero paura, se non in mano a lui, a me faceva sicurezza. E pare abbia messo dentro anche un Campari Soda nella serie. Adesso non so cosa c'era dentro, solo che siamo andati a lavorare, abbiamo fatto lo spettacolo. Dovunque mi fermavo c'era una chiazza di sudore sotto. Però lo spettacolo è voluto bene, sono ancora vivo e siamo belli. Questo è un senso di mancanza che sento. Ciao a tutti, sono Cristian Stelluti. Abbiamo portato qui un grandissimo progetto, il progetto di un cortometraggio che parlerà di un artista, di un clochard, un cantante che a un certo punto per una brutta malattia alle corde vocali perderà la voce e cadrà in rovina, quindi dal successo al buio dell'artista, proprio l'indigenza dell'artista. Abbiamo pensato di devolvere tutti i testi e le canzoni, i brani che verranno scritte da un omaggio di Contarelli, quindi premio Oscar per la grande bellezza come tutti sappiamo, a questo centro, questo bellissimo centro che onora un grandissimo artista, dico di Milano perché me lo sento vicino, perché in quanto anch'io sono di Milano, e quindi io poi sarò l'attore di questo cortometraggio. E oggi ci hanno ospitato in questa occasione fantastica proprio per parlare dei dettagli e di come poi appunto verrà presentato anche questo cortometraggio da questo centro, che noi con tutto rispetto e con tutta la gioia appunto abbiamo deciso di collaborare per devolvere quello che sarà poi futuri proventi di questo cortometraggio, anche perché ci sarà la RAI che vorrà comunque acquistarlo, eccetera. Quindi abbiamo pensato
in questa occasione di dedicare il nostro, di dare anche noi del nostro.